100 anni fa, la tragica e immatura morte di uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo, Amedeo Modigliani, pittore famoso come una rockstar, nonché il più falsificato. Vediamo con Monica Carovani, poi una breve pausa e poi l'appuntamento con Checkpoint. Il freddo intenso accompagna un silenzioso corteo, l'ultimo viaggio di Amedeo Modigliani. Morto il 24 gennaio 1920 a 35 anni, dopo 2 giorni di agonia all'ospedale della Carità di Parigi. Fatale una meningite tubercolare su un fisico minato fin da bambino e da una vita piena di eccessi. Esequie magnifiche, scrisse Le Figaro, con la partecipazione di tutti gli artisti e le modelle di Montparnasse e Montmartre, critici, collezionisti, tomba al cimitero di Père Lachaise. Dal 1927, insieme alla compagna morta suicida Jeanne Hébuterne, giovanissima modella e pittrice, incinta del loro secondo figlio, un maschietto dopo la piccola Jeanne di appena 20 mesi. Un dramma che ha consacrato al mito Maudit, come gli amici francesi chiamavano Modigliani, Maudit come maledetto. Simbolo romantico di genio e sregolatezza, fascino e autodistruzione, povertà in vita e trionfo in morte, somma di tutti i luoghi comuni sulla figura dell'artista. Eppure Maudit non è stato solo questo. Nato a Livorno il 12 luglio 1884 da famiglia ebrea sefardita, colta, aperta ed internazionale, suo fratello Emanuele, senatore socialista, sostenuto nella passione per l'arte dalla madre Eugenia Garcin, una solida preparazione, voleva diventare scultore, un mestiere troppo rischioso per la sua salute cagionevole. Era bello, elegante, pieno di fascino, parlava un francese fluente. A Parigi, nel 1906, divenne subito un personaggio di primo piano tra gli artisti che venivano da tutta Europa. Soutine, Kiesling, i suoi amici, Picasso, un rivale, anche in amore. Piaceva alle donne Modigliani. E lui amava ritrarle nude o con lunghi colli e occhi spenti. Li dipingerò quando conoscerò la tua anima, diceva. Uno stile personale, unico, eppure così imitato. 337 quadri nel catalogo più accreditato e 1200 opere nei musei e sul mercato. Dati che portano gli esperti a dire che ha dipinto più da morto che da vivo. Sono decine i processi per falsi e truffe nel nome di Modì. Una sola la mostra accreditata in corso per celebrare il centenario della sua scomparsa a Livorno, la sua città natale, e un convegno, un po' poco per uno dei più originali e geniali artisti italiani del Novecento.